sulla vicenda giunta provinciale noi abbiamo fatto una serie di questioni e ci siamo addirittura premurati di sottolineare, anche con ricorso al prefetto, che c'era un funzionamento non regolare della giunta a Caserta. Non è possibile bloccare per diversi mesi, per 7 mesi, 8 mesi, la completezza e la globalità della giunta, perché la giunta deve operare e deve operare con tutti i suoi membri e con tutta la sua rappresentanza. La giunta provinciale ha operato sostanzialmente senza la presenza del PDL, che è stato una forza fondamentale per l'elezione del presidente Zinzi. È dunque una giunta che ha operato, a nostro avviso, senza legittimazione di carattere politico. Questa è una questione di assoluta gravità che noi abbiamo evidenziato più volte, cercando anche di interloquire con i gruppi di maggioranza per fargli comprendere che questa è una situazione che tecnicamente, oltre che politicamente, non riusciva ad andare avanti e non poteva assolutamente consentire una gestione corretta delle questioni provinciali. Tanto è vero che su molti temi di carattere fondamentale il dibattito è assolutamente fermo. Parliamo dal tema dei rifiuti, al tema del lavoro, al tema dell'ambiente. Cioè abbiamo tematiche che vengono affrontate unilateralmente, senza un'aggregazione, senza una discussione che possa in qualche modo dar luogo e dare consistenza vera ad un dibattito e ad un confronto che è essenziale. Cioè Caserta presenta diverse emergenze e io ritengo che l'amministrazione provinciale le stia affrontando ma con estrema genericità e lentezza, quasi come se il problema dovesse essere risolto in altra direzione e noi dovessimo recuperare la soluzione del problema come conseguenza dell'intervento di terzi. Non mi sembra che sia questo il ruolo di un'amministrazione che voglia gestire concretamente il territorio, di qui il nostro atteggiamento assolutamente critico nei confronti dell'amministrazione Zinzi, e anche se la nostra è una critica che cerca costantemente di costruire e di trovare dei momenti di intesa. Voglio dire, sui grandi temi provinciali, se non ci fosse stata l'attenzione da parte della minoranza, soprattutto da parte del Partito Democratico e degli altri gruppi di minoranza, non vi sarebbero stati neanche i momenti di discussione consiliare che almeno servivano quantomeno a inquadrare correttamente un problema ai fini della sua soluzione. Presentiamo costantemente interrogazioni su temi scottanti, ma devo dire che la presenza di una politica che voglia affrontare i problemi a Caserta purtroppo per noi non c'è.